Opera italiana Martina Franca nell'atrio di Palazzo Ducale, la prima assoluta dell'opera di Nicola Campogrande. Cosa vuol dire intanto comporre ai tempi nostri? E quanto tempo ci ha impiegato? Comporre un'opera significa dimostrare fiducia a un genere che è ancora vivo. È vero che si sono scritte delle opere un po' tediose nell'ultimo secolo e invece si può, come ho provato a fare, immaginare una musica che sia gradevole, entusiasmante, divertente da cantare e da ascoltare. È un lavoro lungo, è un lavoro complesso. Io ho impiegato, credo, quasi 2 anni a scrivere opera italiana insieme al librettista Elio e Piero Vodrato, lavorando all'idea di raccontare gli ultimi 60 anni della nostra storia nazionale. Ma devo dire, sono eccitato e curioso di guardare negli occhi il pubblico che questa sera parteciperà con me a questo battesimo, insomma nasce in realtà, è proprio una nascita, perché l'idea che noi possiamo rappresentarci su un palcoscenico d'opera, cioè che possiamo continuare a raccontare le nostre vite, specchiarci in frasi che sono cantate anziché parlate, in una drammaturgia che è un modo per guardarci e per divertirci a specchiarci, mi sembra una cosa molto entusiasmante, per me lo è, e se un po' di questa allegria, di questa energia attraverso il cast e l'orchestra arriva alla platea, mi sembra che già soltanto questo sia un motivo per festeggiare il fatto che l'opera ancora viva e vegeta. Opera italiana, con il titolo del XXI secolo, si chiude il ciclo dei 5 secoli d'opera che ha caratterizzato il 48esimo Festival della Val d'Itria. Sebastian Schwarz, il direttore artistico, come è nato l'inserimento di quest'opera? Intanto mi sembrava importante far ricordare il pubblico e anche noi stessi come artisti che la lirica, l'arte dell'opera è viva e continua ad essere creata, e che ci sono anche al giorno di oggi storie che vogliamo raccontare, come sono state raccontate dai compositori, dai librettisti nei secoli scorsi, anche adesso. E quindi ci tenevo che la mia prima edizione del festival potesse contenere anche una prima mondiale, un'opera di un compositore vivente. E ovviamente, essendo stato nominato ad agosto dell'anno scorso, i tempi dei Rossini e Mozart che scrivevano un'opera in 2 settimane sono passati, quindi adesso i compositori richiedono e anche i librettisti richiedono più tempo, e quindi non c'era modo di commissionare un'opera per Martina Franca per questo mio primo anno, non ce l'avrebbero fatto in un anno. Quindi ho guardato un po' in giro tra i compositori italiani chi aveva qualcosa di quasi pronto o pronto che non è ancora stato rappresentato e che potrebbe essere una cosa interessante sia dal punto di vista del linguaggio musicale che della storia. E mi sembrava molto bella l'idea di opera italiana che racconta la vita italiana dagli anni 60 fino ad oggi, che racconta quello che viviamo in questi giorni, che un po' aiuta il pubblico a vedere sul palco quello che vivono nel quotidiano, come in un certo senso nel 1786 le nozze di Figaro, quello che la gente vedeva in teatro, vedevano vestiti, parrucche e le storie, quello che vedevano nel quotidiano loro, no? E quindi rendere questa quotidianità e questa relazione con noi oggi importante anche in questa edizione del festival. Come si fa a conquistare il pubblico? Io scrivo musica classica e la scrivo perché ne sono innamorato, perché ascolto musica classica da quando sono bambino, sono stato fortunato, me ne sono accorto da giovane e continuo a provare a inventare delle partiture che poi mi capita siano in assonanza con la sensibilità di chi suona e di chi ascolta. Non è che uno cerca il successo, cerca di piacere a qualcuno. Nel mio caso scrivo qualcosa che mi appassiona e che poi alla fine coinvolge anche altri ascoltatori e naturalmente i musicisti. In opera italiana c'è addirittura un po' un gioco in questo senso, perché uno dei personaggi, che si chiama Scellerata, è la donna del proprio tempo. Negli anni 60 il primo atto è una 68ina per l'appunto, rivoluzionaria, barricadera. Negli anni 80 è un po' una rappresentante della Milano da dell'edonismo. Nel terzo atto, che si svolge nel presente, invece è una signora che fa yoga, probabilmente mangia vegano, si dedica alla finanza virtuale, e nell'adeguarsi ai diversi
tempi che lei vive, ascolta diverse musiche, il pop degli anni 60 piuttosto che la musica un po' orientale quando fa yoga. Ecco, io penso che la musica classica oggi abbia anche delle grandi orecchie, che sia capace di ascoltare le musiche che sono intorno, quelle che lei giustamente citava, e di provare a costruire un linguaggio ricco e complesso che abbia echi di tutto questo, ma continua ad avere la forza specifica della musica classica. Il sindaco Gianfranco Palmisano. Si vede il tocco innovativo del nuovo direttore artistico, quindi appunto Opera Italiana porta una ventata di freschezza, mi sentirei di dire. Quindi una grande orchestra, un grande maestro e ottimi interpreti naturalmente. Quindi complimenti per la scelta direttore artistico e al presidente Franco Punzi.